Questa è una nuova rubrica, saranno 4 lavoretti da qua al 25 di dicembre che possiamo fare con i nostri bambini. Se avete una figlia invece come me, lei si metterà al vostro fianco e farà i suoi lavoretti e voi farete il vostro. Questa splendida bottiglia riciclata, è la classica bottiglia del latte, dove noi siamo andati a mettere delle classiche lucine a batteria. Non dimenticatevi, quando comprate le lucine, di comprare anche le pile, cosa che io ho fatto, quindi sono venuta a tornare nel negozio e comprare le pile. E poi degli splendidi pompon di lana, e possiamo farli di tutti i colori che vogliamo. Andiamo subito a vedere come fare questi nostri stupendi pompon. Tanto ci servirà la lana, come vi dicevo prima, del colore che volete voi, la bottiglia di vetro, può essere un contenitore, un vaso, quello che più preferite, le nostre lucine, che sono quelle corte, che si trovano assolutamente dappertutto, una forchetta, deve occupare quelle di Camilla, e delle forbici, mi raccomando, raccontata! Primo step in assoluto, andiamo a tagliare un pezzettino di lana che ci servirà poi in un secondo momento, quindi tagliatelo e mettetelo lì. Adesso andiamo a mettere il nostro filo di lana attaccato alla forchetta e iniziamo a dargli qualche giro. Non stringete tantissimo, bastano veramente una decina di giri, io ne faccio un pochino di più se lo volete più folto o meno folto, e il gioco, diciamo, è fatto, la parte più difficile. Io lo devo col pollice. Scusi lei, assistente, mi presta il pollice? Molte grazie, lei è davvero una persona molto gentile. Andiamo a tagliare il nostro filo. Ora la parte un po' più complicata. Camilla, la vuoi vedere la parte più complicata? Senza far uscire la lana dalla forchetta, noi andiamo a passare il nostro filo tra i dentini centrali della forchetta e dopodiché li andiamo a richiudere sopra facendo un bel nodino qua in mezzo, quindi deve praticamente diventare un forchettino che a me sembra la forchetta nonna Forchi. Andiamo a rifare un altro bel giretto e diciamo che la parte più difficile l'abbiamo fatta. Dottoressa, mi presta le forbici? La ringrazio moltissimo. Ora, fatto questo, noi praticamente dobbiamo andare a creare tutti quegli spuntoni laterali, quindi dove c'erano i laterali della forchetta andiamo a tagliare e vedrete che inizieranno a prendere forma tutti i peluchetti. Guarda qua, ed è un perfetto disastro. Voi direte invece no, lo andiamo tutto a spettinare. Lo appiattiamo bene dalla parte opposta, diciamo, da dove l'abbiamo preso, e iniziamo a tagliare in maniera circolare. Andiamo a finire di, non so, stellare? Così. Senti un attimo, adesso bisogna arrotolarlo. Lo fai tu, per favore? Lo fai tu, no? Sì. Ma l'ho già fatto io? Questo è il risultato del nostro pompon, un bellissimo pompon grigio. Io ne ho fatti già tantissimi, come avete visto prima, li ho infilati tutti dentro la bottiglia, ho messo le luci assolutamente a caso, come faccio sempre, ed ecco qua. Bottiglia fatta, primo lavoretto fatto. Mi raccomando, non dimenticatevi di taggarmi nelle vostre storie Instagram quando riproducete il vostro lavoretto. Io sarò felicissima di ripostarvi e di vedere i vostri lavori. Ci vediamo la settimana prossima con un altro lavoretto di Natale. Ciao! Vieni qua. Ciao, al prossimo lavoretto. Prossimo lavoretto, ciao!